Ciao, sono Giuseppe di giuseppevipia.com e in questo video scopriremo insieme quale formato è migliore, RAW o JPEG. Prima di iniziare vi ricordo che potete trovare l'articolo di questo video cliccando in alto a sinistra oppure sul primo link nella descrizione qui sotto. Chi investe in una macchina fotografica reflex o mirrorless, prima o poi si imbatte sul dilemma di scegliere il formato delle sue foto, formato RAW o formato JPEG. Il formato JPEG è il formato più antico della fotografia digitale ed è stato idealizzato dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione per far sì che le immagini potevano essere condivise sul web. Si parla già di JPEG alla fine degli anni 80. Il formato JPEG ha dunque una serie di compressioni che rendono il file della foto molto semplice da inviare, quindi molto leggero. È come se, utilizzando un'analogia della torta, questa torta sia pronta, bella confezionata nel supermercato, pronta da essere consumata. Quindi le immagini scattate in JPEG sono il risultato del processore della macchina fotografica che cuoce i dati rilevati dal sensore in un formato più gestibile. Questo processo però porta a buttare via una grande quantità di dati che, secondo il processore della fotocamera, non servono. Se volessimo però cambiare qualcosa nella ricetta della nostra torta, o meglio, se volessimo modificare la foto, non avremmo lo spazio per fare questi cambiamenti. Cioè, è come se non possiamo aggiungere nella torta del supermercato un po' più di crema, oppure togliere dello zucchero o aggiustare i tempi di cottura. Non riusciamo a farlo. In questo viene in aiuto il formato RAW. Tuttavia, non vi è uno standard tra tutte le case manifatturiere e ognuna di esse ha un file RAW proprietario. Pertanto, occorre avere dei software che riescano a leggerlo. Tuttavia, ormai tutti i computer riescono a leggere i file RAW di qualsiasi macchina fotografica, basta che quei software possano essere aggiornati sempre a nuove versioni. Scattare il RAW significa che il sensore manda direttamente alla scheda di memoria tutti i dati catturati, senza passare attraverso il processore che applica la sua ricetta. Pertanto noi avremo una grande quantità di ingredienti. È come se, andando al supermercato, anziché comprare la torta pronta, andassimo a comprare la farina, le uova, il burro, e che sono ingredienti che non riusciamo a acquistare nelle dosi che ci servono, ma di solito vengono acquistate in confezioni già predeterminate. Saremo poi noi a casa a costruire la nostra ricetta, secondo le nostre preferenze. Quindi il file RAW ha bisogno delle modifiche apportate sul computer attraverso vari software più o meno professionali e più o meno gratuiti. Tuttavia, con questa grande quantità di ingredienti, o meglio, con questa grande quantità di dati, queste modifiche possono essere fatte con risultati migliori. Alla fine esporteremo comunque i nostri file RAW nel formato JPEG per poter essere facilmente condivisibili sia in versione stampata che in versione online. Quindi quale formato scegliere? Ovviamente, se si è alle primissime armi, è meglio concentrarsi su altri aspetti della macchina fotografica e della fotografia in generale. Tuttavia, si può scattare sia nel formato JPEG sia nel formato RAW, cioè avere dei file già pronti per essere condivisi e dei file RAW per un possibile futuro in cui voi sarete più bravi a poterle sviluppare. Un esercizio che si può effettuare è quello di avvicinarsi, di imitare il risultato fornito dalla macchina fotografica, utilizzando quindi i file RAW e modificandoli sul computer per raggiungere quel look da JPEG. Ci sono però delle condizioni in cui scattare il RAW può salvare la foto. Queste condizioni sono, per esempio, in condizioni di scarsa luminosità,
oppure quando il nostro soggetto è in forte contrasto con l'ambiente circostante, per esempio una foto al tramonto. In questo caso scattare in RAW ci permette di avere una foto come o almeno il più possibile vicino a quello che i nostri occhi stanno vedendo, poiché la fotocamera non ha un'intelligenza di capire che cosa stiamo osservando, che cosa vogliamo immortalare. Sicuramente più avanti si andrà nel mondo della fotografia, più si accorgerà che il formato RAW può dare molte soddisfazioni in tutte le condizioni in cui esso viene utilizzato. Spero di essere stato chiaro, ma se aveste dei dubbi non esitate a lasciare un commento qui sotto al video che, se avete trovato utile, vi invito a condividere e a mettere mi piace. Inoltre, se non volete perdere gli altri video sulla fotografia, iscrivetevi al mio canale. Ciao!